Salve, come FIBA Confesercenti abbiamo sentito la necessità di intervenire in questo momento particolare che si è venuto a creare. La notizia che abbiamo appreso in queste ultime ore sulla questione che le concessioni demaniali siano state inserite nel decreto concorrenza ci ha lasciato assolutamente amareggiati e stupiti. Questa notizia che arriva adesso, che viene comunicata in questi giorni, ma che in realtà probabilmente, se così è, una scelta che è stata fatta in passato, lascia tutta la nostra categoria molto sconcertata. Noi ci auguriamo che nel più breve tempo possibile venga fatta tutta la chiarezza del caso. Chiediamo se è possibile un momento di chiarimento proprio in sede governativa da parte del Presidente del Consiglio, del Presidente Draghi. Alcune forze politiche hanno già espresso il loro parere, la loro opinione. E le ringraziamo per questo. Qui vogliamo però che nelle prossime ore ci sia una presa di posizione unanime da parte della politica affinché si vada a fare chiarezza su questo tema. Un tema che da troppi anni comunque rimane nell'incertezza e in una male gestione. Eravamo convinti e siamo convinti che nel 2018, a dicembre, con la legge 145, si fosse creato una situazione tale da poter fare un chiarimento definitivo e per sempre per il comparto balneare. La legge 145, fortemente voluta dall'allora ministro Centinaio, quindi dalla Lega e dal governo giallo-verde, ma lo voglio ricordare, poi in fase di approvazione, approvata da tutte le forze politiche, e quindi una legge che raccoglie il pensiero di tutte le istituzioni, di tutte le forze governative, rappresenta per noi il pilastro di quel percorso riformatore indispensabile per poter fare chiarezza sul comparto del demanio marittimo. Voglio anche ricordare che non ci sono solo imprese balneari sul demanio marittimo, ma sono tante altre. Non si può continuare a gestire questo tema in base ai momenti, in base alle necessità. Serve un percorso che parta con una riforma prevista in questa legge, prevista nella 145, e che da lì si dia seguito per giungere a quelle conclusioni, a quegli elementi necessari affinché si possa legiferare in materia. Qui si continua a voler mettere sempre il carro davanti ai buoi. Se oggi si vuole fare un intervento frettoloso, sarebbe disastroso per la categoria e sarebbe ingiusto. C'è una legge dello Stato. Quella deve valere momentaneamente sui territori, quella deve essere completata. Nel suo completamento troverà, come prevede l'introduzione della legge, l'armonizzazione con i principi europei. Noi crediamo che nel momento in cui si va a sviluppare quello che prevede la legge, che già doveva essere fatto in una fase precedente, ma che ancora non è stato fatto, ma ci sono i tempi per poterlo fare o per iniziare un percorso riformatore, lì potremmo trovare tutti i punti di equilibrio. La tutela delle attuali imprese, che è doverosa, e nello stesso tempo l'armonizzazione con i principi europei, se indispensabili, perché molto spesso anche dai giudici, quindi dalla giustizia, arrivano degli input di verificare i temi che riguardano la scarsità del bene, l'interesse transfrontaliero. Cioè, dobbiamo fare quello che è all'interno della legge. La legge parla di mappatura delle coste, parla di ricognizione. Fa una serie di valutazioni di cosa devono fare gli imprenditori, cosa deve fare lo Stato e cosa devono fare le regioni, in quanto soggetti preposti alla gestione del demanio. E allora non allontaniamoci dalla 145. La 145, lo ripeto, rappresenta il nostro pilastro di un percorso riformatore. Ci auguriamo che nelle prossime ore tutte le forze politiche facciano chiarezza, si riavvicinino a questa legge e dal di lì parta quel percorso riformatore che noi chiediamo da anni. Quando è stata fatta la 145, il legislatore non ha voluto creare un vantaggio al sistema balneare o ai concessionari che sono sul demanio, tutt'altro. Ha voluto, come posso dire, dare certezza, dare stabilizzazione al comparto affinché ci possano essere e si possa continuare a fare quegli investimenti doverosi, con l'obiettivo chiaramente, come abbiamo detto, di avvicinarsi ai principi europei se così dovrà essere. Ecco, allora, quello che noi chiediamo come FIBA Confesercenti con determinazione su questo tema particolare è che continui quel percorso di confronto che è partito con alcune forze politiche, che venga istituito un tavolo permanente in cui le rappresentanze di categoria siano invitate a partecipare
affinché si possa fare i doverosi chiarimenti per poter far sì che il comparto balneare turistico, che anche per questa stagione ormai giunta al termine 2021, ha mostrato comunque di, come posso dire, dare soddisfazione, dare risposta a un sistema turistico in difficoltà.